Si chiama la confluenza ed è il nuovo modo di fare civismo per il comune di Torgiano, per essere protagonista nelle prossime elezioni, per raccogliere quelle che sono le identità, le espressioni di voto dei cittadini, offrirsi per dare una vivibilità migliore, maggiore a Torgiano, con tutte le forze politiche che ruotano a sinistra di Torgiano, quelle che sono le associazioni di volontariato, le associazioni civiche, trasformare quello che è la politica in una buona politica e in una grande politica. Una politica che rimetta al centro Torgiano di quello che è il vivere, a cominciare dal distretto sanitario. Quel distretto sanitario per cui sono stati raccolti in poco tempo contro la sua chiusura e a favore della sua valorizzazione qualcosa come 250 firme in poche ore attraverso quelle che sono le pagine social, attraverso il passaparola. Ma tutto questo racconta una volontà da parte della sinistra di essere presente, presente in un modo diverso, più concreto e che sia d'ascolto nei confronti dei cittadini per decidere il domani. È un esperimento politico, un punto di partenza o il volersi riprendere la città di Torgiano? Io credo che oggi un gruppo di cittadini ha costruito un movimento civico importante, mettendo al centro due obiettivi fondamentali, la passione e la competenza. Due obiettivi che oggi da molto mancano all'interno della scena comunale. Credo che questo sia un punto di partenza per costruire un'alternativa vera, un'alternativa competente, un'alternativa che vuole dare una visione al comune, al nostro territorio e ai nostri cittadini. Il Partito Democratico sarà al fianco e di supporto di questo movimento per costruire insieme una visione più equa, più giusta, ma anche più bella della nostra realtà. E l'opposizione al comune di Torgiano fa confluenza anche l'opposizione? Beh, penso proprio di sì, nasce una esigenza, oramai lo diciamo da qualche anno, serve rimettere al centro per il nostro territorio tutto quello che c'è con la P maiuscola della politica per fare una visione comune. Quindi esperienze civiche, esperienze sociali, esperienze partitiche, culturali. Uno dei temi di questa conferenza stampa di questa mattina, ad esempio, è stata l'inclusione, la solidarietà. È stato una delle stelle polari che ha guidato l'opposizione in questi anni. Per noi l'inclusione, la solidarietà, il tema, diciamo, a 360 gradi di quello che è la passione politica e come viene snocciolata. Noi pensiamo che serve un'alternativa decisa, coerente, per il nostro territorio. Serva un'alternativa credibile, capace di unire radicalità da un lato con la credibilità, ma anche con delle soluzioni concrete. Torgiano non dobbiamo prenderci in giro, è un piccolo comune, ma non merita una piccola politica. Torgiano merita una politica con la P maiuscola, una politica del progetto, una politica della grande visione. Torgiano è stato e ha avuto in passato delle visioni innovative che hanno riuscito a caratterizzare tutto l'intero territorio, fino ad arrivare a Perugia e ai comuni limitrofi. È stato un modello. Ecco, in questi anni, oramai troppi anni, manca una visione di modello. Si va a fare politica mettendo le toppe sul quotidiano, asfaltando un pezzo di strada, mettendo a posto un palo o così via. Non cose che non vanno fatte. Non, come opposizione non ci opponiamo a questo, noi ci opponiamo alla mancanza di visione globale, cioè al saper fare rete, mettere insieme quelle esperienze che anche nel nostro territorio ci sono, ma che slegate fra di loro non riescono a trasformare lo stato di cose presenti. Noi pensiamo che il ruolo dell'amministrazione debba essere quello di poter catalizzare, di essere un vero e proprio catalizzatore per l'oggi, ma soprattutto per individuare un progetto per il domani. È un atto di coraggio quello di fare una confluenza, Ciriaco.
Sì, è un atto di coraggio, ma è anche un atto di condivisione. Tutto è nato in maniera spontanea e non sappiamo neanche questo comitato quale altre strade potrà intraprendere oltre a quella odierna. Sta di fatto che l'essenziale è partire senza avere nessun tipo di preclusione e questo è quello che ci contraddistingue. Abbiamo voluto apportare con questo comitato un nuovo tipo di visione a quelli che sono gli approcci alle problematiche relative al vivere una comunità. È importante cambiare il metodo e riteniamo che la distanza tra l'amministrazione e la cittadinanza vada colmata ed è proprio questa l'essenza della confluenza, provare a colmare questa distanza che riteniamo ormai quasi incolmabile crearsi tra le amministrazioni, l'amministrazione e i cittadini. A posto. La risposta c'è. Adesso bisogna alimentare, fare il lievito di questa confluenza. Esatto, e questo lo faremo andando a incontrare i cittadini e le cittadine, ovviamente, partendo da un incontro con tutti i gruppi dell'associazionismo locale, a partire dalla Caritas, dalla Croce Rossa, dalla Hauser, da tutti quelli che si muovono comunque sul territorio e poi faremo un giro per le frazioni finalmente non per proporre un progetto ma per ascoltare i bisogni, le necessità, le idee, quello che già si muove sul territorio e che vogliamo magari mettere a fattor comune. Credo che sia la prima volta che si vada in giro, ripeto, non per proporre un progetto già fatto, già confezionato, da approvare semplicemente, ma un progetto che si voglia costruire tutti insieme. Finalmente la gente deve tornare ad essere partecipe. È una bella scommessa, una forte scommessa, perché abbiamo vissuto anni di assoluto assenteismo sia dell'amministrazione locale che della cittadinanza. Bisogna che questi due soggetti tornino ad essere protagonisti.